Liza. E quando dico Liza, Liza Minnelli! La canzone della signora Minnelli si intitolava Losing in My Mind, tradotto letteralmente Perdendo la mia mente, ed è la prima televisione, unica televisione in Europa che farà la signora Minnelli, e di noi questi, di questo di noi siamo molto molto grati. Grazie, thank you very much. Thank you. Thank you. Flower. Oh, che belle fiori. Che belle fiori. Che belle fiori, che bella, grazie. Ragazzi. Grazie a tutti. Ah, cioè, Massimo, oh, dovresti portare via i fiori. Sì. Dovresti portare via i fiori. Yes. Vado, vi lascio soli. Senti, io sono qua per puro caso, perché... primo perché sono suo amico. Poi perché in assoluto... Yeah, yeah, yeah. Poi perché in assoluto trovo che sia la
ragazza che ha più sex appeal al mondo. Oh. Giuro, è vero. L'ho vista, lei non se lo ricorda, un po' di anni fa, non moltissimi, l'ho vista in un musical di Bob Fosse che si chiama Chicago, yeah, dove lei sostituiva la prima attrice che era malata e in una settimana ha messo in prova e ve lo giuro, io ho visto il più grande talento di musical di tutti i tempi, Liza Minnelli, ragazzi. Vero. E lei vuol dire delle cose, sì. Sì, lei parla benino l'italiano, però un po' si vergogna. Allora mi suggerisce qualcosa che io traduco per voi. Dunque, lei dice che è sempre molto felice di venire qui in Italia, perché trova che noi italiani, anch'io, sia ben chiaro, siamo assolutamente irresistibili e molto carini. Le piace molto la pizza, gli spaghetti e le piace soprattutto l'Italia, per un motivo, quale? Perché lei in fondo si sente italiana. Ed ora, no scusa, sì, e ora vorrei, se voi siete d'accordo, fare, ecco, è stato il sogno della mia vita, poter ballare almeno una volta prima di morire, io ho già programmato la mia morte, di ballare con lei. E voi, per favore, tutti, vedo i notabili in prima fila, lei ce la fa ad alzarsi, sì? Sì? Alzatevi in piedi, battiamo le mani perché usciamo con una magica, tu balli naturalmente. La bamba, por favor! Bamba! Dai!